Buongiorno ragazzi. Allora, la Procura di Bologna ha emesso un decreto preventivo di sequestro di tutte le quote, il 100% delle quote del Verona. E addirittura ci sono giornalisti che scrivono che non è neanche sicuro che il Verona possa finire il campionato, mentre il presidente dice che non c'è problema che il Verona finirà il campionato. Però ricordatevi che il presidente è anche quello che 20 giorni fa, quando feci un video sulla notizia che era uscita su, diciamo, su questa cosa del Verona, disse che non c'era problema, che il Verona non poteva avere paura di sequestri, perché questi sequestri non potevano mai avvenire, perché loro erano solamente parte lesa. E l'indagine non La procura non faceva un'indagine contro il Verona, ma su altre società. E il sequestro è avvenuto perché, diciamo, che il Verona è passato da una società fallita all'attuale società, ma poi si è scoperto che il padrone di entrambe le società, diciamo, il proprietario di entrambe le società, era sempre l'attuale presidente Setti. Quindi, caro Marco Baroni, come vedi, lasciare Lecce e andare a Verona non è stata una grande idea. Quando te ne vai da Lecce non trovi mai quello che hai trovato a Lecce. A Lecce c'avevi una società sana, c'avevi dei tifosi che ti volevano bene, avevi dei giocatori che conoscevi già e avevi una città che ti dava una spinta in più. Ora, sei voluto andare a Verona, nella città più razzista d'Italia. Vabbè, ma non è quello il problema. Era una parentesi che ci ho messo io. E adesso, succati Verona. Forza Lecce, ragazzi.